Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo nuovamente su Wrench e vorrei farvi vedere il tutorial delle, diciamo, delle prime missioni che andremo a fare quando iniziamo il gioco. Io sono avanti, nel senso che ho il tier 4, si parla comunque di 30 tier, se non ho capito, 15 o 30, adesso non mi ricordo. E in sintesi non mi escono più con le missioni lì, almeno spero mi usciranno ancora, più che altro perché vorrei provare questo mezzo qui. Comunque vi voglio far vedere il cambio dell'olio come prima cosa e in sintesi magari un accenno di quello che è il cambio magari dei freni. Comunque io adesso accetto una missione che poi ovviamente questa è una partita che non salverò, prendo il Brake Flush. Insomma, la prendo, è una missione abbastanza banale, ma voglio fare tutt'altro su questa macchina. Infatti vi voglio far vedere come cambiare l'olio. In sintesi, che cosa si fa? Si va a spurgare l'olio vecchio e a inserire quello nuovo. Quindi, la prima cosa da fare è andare a prendere l'oil pan, metterlo sotto, poi lo sistemeremo all'occorrenza. C'è la coppa dell'olio che è qui, quindi la mettiamo sotto, poi come ho detto la aggiustiamo. L'olio può andare inserito da qui e grazie a questa potremo controllarne il livello, che deve essere sul verde ovviamente. Allora, che cosa facciamo? Andiamo a esaminare prima la vite si svita a 30, quindi prendiamo questa, giusto per capire che chiave usare, e impostiamo lo svitaggio. Andando avanti andrete ad avere l'abilità dell'avvitamento automatico, quindi non dovete più star lì a staccare in tempo la chiave dall'avvitamento della vite, ma stacca lui in automatico. Ma all'inizio dovete farci attenzione, poi ve lo mostrerò quando andremo a richiudere. E tecnicamente dovrebbero essere tipo 4 litri. Comunque, in sintesi, che cosa facciamo? Ordiniamo il nostro olio, che è questo. Vediamo il livello dell'olio, si vede su tutti. Quindi dovremmo lasciarne giù poco. Comunque, adesso andiamo a metterlo appena siamo pronti. Appena qua finisce di spurgare tutto. Fate sempre attenzione di tenere sempre sotto l'oil pan. Non ho ben capito se non c'è sotto l'olio non scende, cioè si vede solo l'animazione e non scende, ma quello che abbiamo scoperto è che se noi riavvitiamo la vite anche quando l'olio è finito e la svitiamo, l'olio si vede scendere ancora, ma in realtà non c'è. Prendiamo la vite, la rifissiamo, vedete che riprendo questo, dobbiamo fissarlo a 30, quindi ovviamente io adesso avvito, ma farà tutto in modo completamente automatico perché ho preso l'abilità, appunto. Allora, in pratica, adesso vabbè, l'olio mi dà fastidio vederlo lì, lo metto qua. No, mollalo lì, che va bene. Apriamo l'olio. Io potrei usare questo in realtà, però quello che facciamo ora è andare a abbassare prima di tutto questo, dato che sotto abbiamo chiuso la coppa, lo spurgo. Prendere l'imbuto che abbiamo prontamente acquistato, impugniamo correttamente la cosa e andiamo a versare l'olio. Lo versiamo un bel po', insomma dobbiamo riempirlo bene per bene, quindi bisogna fare attenzione a non metterne troppo. Ovviamente fino a un certo punto non vedrete niente, vedete adesso abbiamo versato ma è pochissimo quello che abbiamo versato, quindi continuiamo. Arrivare verso i 4 più o meno, 4 litri. Diamo un'occhiata, vedete che sta scendendo, quindi possiamo andare avanti ancora.
Poi di motore in motore cambia, però questa è un'indicazione su quello che dovete fare all'inizio. Ecco, adesso potrebbe essere interessante andare a vedere quanto olio c'è giù. Quindi aspettiamo che l'olio scenda totalmente nella coppa dell'olio sotto e poi, una volta finito, prendiamo la stina. La guardiamo e vedete che l'olio è rosso, quindi siamo indietro, dobbiamo portarlo in quel margine, diciamo, di tutto con le doppie linee, insomma, dove ci sono i quadratini. Il limite è quello. Rimettiamolo a posto e ricominciamo a versare l'olio di nuovo. Fate attenzione che una volta che entra in visione, diciamo, lì, potrebbe essere necessario controllarlo più spesso, perché poi sicuramente salirà rapidamente. E fate attenzione, sì, poi ovviamente dopo le prime volte inizierete a vedere sale, ma abbastanza lentamente. Poi inizierete a prenderci la mano e inserirete l'olio già giusto, insomma, anche usando poi appositi strumenti. Comunque adesso proviamo così. Questo, vabbè, lo sto facendo su una missione che non serve, però. E pensate che ogni oggetto all'interno del motore può essere, diciamo, ci potete interagire. Qui regolate le sospensioni, qua potete aprire e collegarci la pompetta appunto per spurgare il liquido dei freni. Adesso, vedete, ci siamo quasi, manca poco, quindi diamogli ancora una boccata. Diciamo più o meno così. Aspettiamo che vada giù. E dovremmo aver finito. Vedete, l'olio è verde. L'olio è verde, abbiamo quasi esagerato, però direi che è un buon livello. Quindi questo potrebbe essere comunque un buon lavoro per quanto riguarda l'olio. Rimettiamo il tappo. Ricordatevi che ogni cosa che vi dimenticate la pagate, perché comunque vi dà meno valutazione. Ora vi mostro un'altra cosa, che è quello dei freni. Ovviamente parlo della missione, una delle prime che vi danno, sulla sostituzione dei freni. Vi faccio vedere solo su una gomma, in modo da poter poi sapere che cosa dovete fare esattamente, perché mi focalizzo su, cioè mi baso su quello che a me ha un pochino fuorviato, cioè che non era spiegato secondo me bene. A un certo punto smette anche di spiegare il tutorial, quindi la prima cosa che facciamo è andare a svitare le gomme. Perché mi sono trovato al punto di smontare completamente il sistema frenante di una gomma e non riuscire più a rimontarlo, ed è una delle figate di questo gioco il fatto che potete interagire tutto il gioco. Vi dà una mano sì su quello che potete montare, però se una cosa va dopo un'altra, non è come My Summer Car che gliela fissate dentro sfruttando compenetrazioni di poligoni, ma vi dice, vi fa proprio un trillo, diciamo, di errore, e vi dice no, occhio che c'hai davanti quello. Quindi smontiamo la gomma, anche bellissimo il suono quando cade. Allora, quello che bisogna fare fondamentalmente è questo: nelle missioni base, quelle della sostituzione dei freni anteriori, non richiede lo spurgo, che avviene appunto da una valvolina che c'è qui. Non richiede la sostituzione del liquido dei freni e neanche del disco, ma vi richiede semplicemente la sostituzione delle pastiglie, ma con una piccola indicazione, precisazione o meglio, e ve la spiego subito. In sintesi, qua dobbiamo usare un 55, quindi ok, si svita semplicemente questa vite e questa vite sotto. Si sgancia, diciamo, il modulo del cilindretto che schiaccia le pastiglie. E ora bisogna fare questo per il cambio dei freni anteriori: togliere la pastiglia, e la pastiglia in sé, adesso vi faccio vedere qua sul tavolo, la pastiglia è composta da due componenti, dovete acquistarli tutti, questa piccola, diciamo, lastra di metallo, che alla fine è quella che va poi a, su cui la pinza, diciamo, preme, questa più questa, il tutto per due pastiglie per gomma, quindi dovete comprarne 4 in totale, 4 di uno, 4 dell'altro. Quindi vedete, adesso sto sganciando in modo sbagliato, ok, questo e questo, quindi dovete praticamente smontare, vedete che sto sbagliando tutto, ok, dovete smontare
e comprerete, calcolando che la missione vi chiede le due gomme frontali, 4 di queste, quindi 2 da un lato, 2 dall'altro, e 4 di queste, che vanno sulle due pastiglie da un lato, 2 pastiglie dall'altro. Ma non è finita qui, perché fate attenzione che questo potrebbe farvi sbagliare parecchie missioni, bisogna comprare anche 4 di questi. L'hardware Type 1 e l'hardware Type 2, che vanno sia da un lato che dall'altro. Vedete, sotto c'è l'hardware 2, l'hardware 1, 2, e invertiti dietro, quindi tipo 1, tipo 2. Praticamente si clicca e si smontano normalmente. Quindi questi qui praticamente li dovete smontare e poi cambiare, ordinarne altri e rimontarli poi all'interno della parte qua del freno. Vedete, si rimontano. Praticamente sono solo due tipi. Dietro ce n'è uno solo da cambiare. Comunque sono tipo 1 e tipo 2. Se voi andate sul catalogo, scrivete hardware, li trovate. Ma la cosa ancora migliore, se voi scrivete kit, questo è utilissimo, front pad kit, vi arriva già tutto. Vi arrivano le pastiglie, 4 pastiglie, 2 e 2, 4 di quelle lastre metalliche, 2 e 2, e vi arrivano anche questi, che sono 4 e 4, quindi va l'hardware type 1 qui e qui, e l'hardware type 2 qui e qui. Una volta montate le pastiglie, quindi praticamente vi arrivano, le assemblate così, le prendete dalla parte della pastiglia, andate, la rimontate, una, due, prima ovviamente sostituite i quattro hardware, ovviamente, quindi gli sostituite quelli che abbiamo visto un attimo fa dentro, 1, 2, 1, 2, montate le pastiglie nuove, assemblate le pastiglie, montate le pastiglie, rimontate il cilindretto, riprendete ovviamente le viti, le rifissate, come abbiamo visto si rifissano a 55 Nm, quindi si riprende questa, si va a shiftare 55, come vi ho già detto stringete quando, mollate quando il rosso arriva alla fine, in questo caso andando avanti il gioco vi dirà che avete sbloccato il diciamo l'avvitamento automatico. Ora si va a rimettere via la gomma, insomma niente di che. Ovviamente prendetele sempre, non è un mais a mercare, se prendete la gomma al contrario difficilmente riuscirete a fissarla, quindi ve la gira lui, ma in tanti casi magari dovete essere voi a capire che la gomma è al contrario. In questo caso poi si va a riprendere i vari cappellotti qui e si vanno a riavvitare a, in questo caso, 110, quindi si prende la chiave grande, si va in 110 e la si rifissa. Questo in sintesi è il tutorial su come cambiare l'olio, su come cambiare i freni anteriori. Ovviamente poi ci sono altre missioni, anche un pochino più complicate. Le missioni sono indicate con un livello di difficoltà fatto a pallini. Job board, in questo caso, vabbè, io ho questo, qua dovevo solo spurgare i liquidi, ma in realtà poi c'è la sostituzione completa di ogni freno, che comprende anche la sostituzione del disco, credo solo il disco, comunque sono tante cose, e vi potrebbe chiedere anche parecchio tempo, perché questo qui comunque, a parte che si avvita abbastanza rapidamente rispetto a uno standard normale, però dovete sempre tenere in considerazione che ci vuole del tempo. Vanno smontate le gomme e mi raccomando, è una figata in questo gioco, però bisogna tenere tutto in ordine, quindi non bisogna lasciare roba in giro, soprattutto quando smontate gli hardware. Non ho ancora ben capito come distinguere un hardware usato o meno, però io li prendo, li butto in un angolo, poi con questo strumento qui che è una sorta di aspirapolvere aspiro tutto, una volta che ho finito me li metto in inventario e poi man mano me li scarico nel cestino. Tavolo qui utilissimo nel caso in cui poi un giorno vogliate vedere anche la sostituzione della marmitta, perché la marmitta è veramente bellissima, perché adesso questa è una marmitta diversa rispetto all'altra che avevo visto, ma la marmitta generalmente è apribile e quindi aprendola è possibile, svitando delle vitine, aprirla qui, togliergli il filtro, sostituirla e rimontarla.
Fatemi sapere se vi interessa proseguire con la serie di video su Wrench, perché io per il momento mi fermerei qui. Vi saluto e alla prossima. Ciao ciao.